Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di filamenti per stampa 3D, perché questo comunque è uno dei componenti per avere una qualità di stampa ottima. È vero che adesso è tutto più semplice rispetto a un po' di anni fa, quando tipo io ho iniziato era tutto un pochino più complicato, perché comunque le stampanti non erano le stampanti di adesso, i profili di stampa non erano i profili di stampa che adesso riusciamo ad avere e che ci vengono forniti con le stampanti, e anche i filamenti hanno fatto comunque un notevole passo in avanti. Quindi avere un filamento di qualità ci permette di essere già a buon punto nella riuscita finale di una stampa ottima, ed è qua che entra in gioco Azure Film, una marca di filamenti che ritengo davvero ottima per rapporto qualità-prezzo e soprattutto per la scelta dei materiali e per il risultato finale comunque delle stampe che andiamo ad ottenere. E come vedete qua ci sono un po' delle stampe che ho fatto con i vari filamenti della Azure Film, perché comunque quando io porto un prodotto sul canale sapete che prima ci tengo a testarlo bene e poi parlarvene, quindi mi hanno mandato questi prodotti da provare e una volta che me li hanno mandati ho voluto stampare tante cose in vari formati, cose complicate, cose meno complicate, comunque con i vari materiali, perché comunque tra poco vedremo sono materiali diversi uno dall'altro, e comunque arrivare ad avere una conclusione e diciamo un'opinione finale del prodotto dopo vari e vari test. Quindi parliamo nel dettaglio dei prodotti Azure Film. Allora, io ho provato il prodotto PLA, quindi un prodotto diciamo classico, quello più comune, quello più usato, ma versione marmo, cioè questo effetto marmo che vedete qua, che vedete anche con queste sculture. Secondo me un prodotto incredibile, guardate il dettaglio e guardate il risultato finale ottenuto. Sono cose molto complesse, secondo me non sono cose semplici, eppure il risultato è perfetto. Guardate questa diciamo riproduzione di Minas Tirith, del Signore degli Anelli, guardate che dettaglio, guardate che risultato finale con questo effetto marmo, cioè davvero incredibile. Anche le statue, cioè guardate questa statua, che spettacolo che è dal punto di vista del dettaglio del risultato finale. E tutte queste cose che state vedendo in PLA non sono state ritoccate per niente, nel senso che così come sono state stampate sono stati eliminati solo i supporti, se nel caso ci fossero stati supporti nel diciamo modello che sono andato a stampare, e basta. Quindi davvero incredibile, quindi il PLA secondo me è pazzesco. Vi lascio il link in descrizione con anche coupon sconto per acquistarlo, dategli un'occhiata, perché secondo me è un prodotto incredibile. Un altro prodotto che mi hanno inviato che mi ha davvero entusiasmato è il Silk, questo materiale che ha questo effetto seta, di cui ho stampato questo 2020, secondo me molto significativo. Guardate l'effetto com'è lucido, perché appunto essendo un effetto seta la sua particolarità è avere questa diciamo lucentezza nel risultato finale. Guardate la Coppa del Mondo, secondo me pazzesca per quanto è dettagliata e come sembra quasi nemmeno fatta di plastica, davvero incredibile. Anche il boccino d'oro di Harry Potter secondo me è venuto davvero davvero bene, quindi prodotti secondo me davvero ottimi questi della Azure Film. Anche dal punto di vista del Silk, un prodotto che mi è piaciuto davvero tanto. Io ce l'avevo in versione oro, ma ovviamente ci sono più colori disponibili. Io il Silk l'ho stampato utilizzando i parametri delle PETG e non del PLA, e i risultati sono stati questi. Quindi nel caso lo acquistiate, provatelo a stampare con i parametri del PETG, perché secondo me il risultato è davvero ottimo. Poi andiamo avanti a parlare sempre di materiali, perché appunto come vi ho detto ne ho provati più di un tipo, quindi ho provato il PLA, ho provato il Silk, ho provato questo che è il PETG, appunto materiale che secondo me è incredibile, perché comunque un materiale che si avvicina tanto al PLA dal punto di vista della facilità di stampa, ma con, come sapete, più resistenza dal punto di vista proprio della resistenza agli urti, della resistenza agli sforzi e soprattutto resistenza al calore, una cosa che il PLA purtroppo non ha. Se dovete stampare particolari che dovete magari portare al sole d'estate, quando c'è il sole forte, non stampateli in PLA, perché tendono ad ammorbidirsi, mentre il PETG questo problema non ce l'ha. Infatti io ho stampato anche questo supporto della DJI Osmo Action, questo diciamo aggancio rapido,
che vedete è comodissimo, però l'ho stampato in PETG perché tante volte vado magari a fare riprese al lago, al mare, in montagna dove fa tanto caldo, dove il sole batte forte, e questo supporto diventerebbe molle, molle, molle in PLA, mentre in PETG questo ovviamente non succede. Quindi valutate bene cosa dovete stampare e a cosa vi servirà il pezzo che andate a stampare, quindi a quel punto sceglierete il materiale più adatto. Poi ho stampato un drone sempre in PETG che devo ancora assemblare, perché ho l'idea di, appunto, di far volare un drone stampato in PETG, quindi prossimamente lo vedremo qua sul canale. Qui vedete anche qua la qualità di stampa col PETG davvero ottima. Poi ho stampato sempre in PETG i paraeliche di questo drone FPV, perché i suoi si erano danneggiati e li ho stampati io in PETG e secondo me sono più resistenti di quelli originali. Poi andiamo sempre avanti, ho stampato anche un 2021, secondo me molto carino, ho voluto stampare appunto per far vedere comunque come con il PETG si possano stampare cose che non devono essere cose per forza sottoposte a sforzi o resistenza agli urti, queste cose, ma anche solo un modellino da esporre su una mensola. Quindi questo l'ho stampato solo per, giusto per farvi vedere che anche col PETG si può stampare queste cose da esposizione. E poi arriviamo a un altro materiale che mi è piaciuto tanto, è il TPU, quindi un materiale che è gommoso, un materiale flessibile, tanti di voi ormai lo conoscono perché comunque è usato tantissimo nei droni FPV per stampare vari componenti, appunto, che adesso magari andiamo a vedere. In questo caso avevo questo rosso, o se no altrimenti ho stampato delle cose in nero. Una cosa importante, ragazzi, dei materiali che andate a stampare è sempre leggere l'etichetta e le temperature consigliate. Questa è una cosa importante come punto di partenza per iniziare a vedere come viene la stampa. Poi potete andare a modificare o meno, però partite sempre da questo punto. Infatti una cosa che poi è da valutare sempre tanto è nelle TPU, cioè questi materiali gommosi, perché non sono tutti uguali, nel senso che tipo Azurfi mi ha mandato questo e poi mi ha mandato questo nero. Questi due prodotti non sono uguali, o meglio sono simili perché sono gommosi tutti e due, ma sono due tipi di gomma diversi, quella un po' più morbida e quella un po' più dura, e anche dal punto di vista dei parametri delle temperature cambiano, quindi i parametri di questo non vanno bene con quelli. Infatti qua abbiamo le temperature consigliate da 200 a 230, mentre qua abbiamo delle temperature diverse, qua abbiamo delle temperature consigliate da 225 a 235. Questo perché? Perché le temperature date appunto per questi materiali variano in base appunto alla durezza del tipologia di flessibilità della gomma, essendo due gomme diverse. Infatti questa è una 98A, questa invece è un 85A, quindi varia proprio la tipologia di consistenza della gomma. E il risultato con questi materiali è stato questo, quindi questo para lente per DJI, vedete stampato in TPU rosso, e il supporto qua sotto della Insta360 Smo 4K stampato con il nero, vedete qua, guardate che qualità di stampa, secondo me ottima, davvero davvero ottima, direi top. Quindi ragazzi, spero di avervi dimostrato che qualità hanno questi materiali della Azurfilm, che io vi consiglio, link in descrizione con il coupon sconto. E soprattutto ragazzi, mi raccomando, quando acquistate materiali delle stampanti valutate sempre che materiale state acquistando, sia come tipologia per quello che vi servirà per il prodotto, sia anche appunto di scegliere un materiale valido, perché comunque tanti problemi di stampa arrivano proprio dal materiale. Quindi alla fine possiamo avere anche una stampante molto buona come può essere questa, una Prusa, probabilmente la numero uno delle stampanti domestiche, però se il materiale è scadente, ragazzi, anche lei non stampa, o meglio stamperà male, con un risultato non ottimale. Per avere questi risultati dobbiamo avere filamenti di alta qualità. Ovviamente non dico che dovete comprare il filamento più costoso in assoluto, infatti il bello di Azurfilm è che c'è un rapporto qualità prezzo che secondo me è davvero il giusto compromesso per avere risultati e non spendere tantissimi soldi nell'acquistarlo. Quindi ragazzi, spero di avervi spiegato bene questi filamenti della Azurfilm, che prodotti di qualità sono, che risultati si riescono a ottenere,
vedere. Quindi ragazzi, se questo video vi è stato utile, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità e post dove vado a volare, stampe 3D che continuo a pubblicare lì, cose che faccio. Quindi seguitemi su Instagram, se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un testo, una stampa 3D. Ciao ragazzi! Yeah.